rammarico molto quando accadono queste cose, perché noi volontari sul territorio siamo attentissime non tanto a quello che è il lato alimentare nei confronti dei nostri amici gatti, ma quanto proprio a tutela del loro benessere a livello soprattutto salutare. Allora, quando accadono queste cose, mi viene in mente come ancora in una società civile possano accadere queste cose, e da noi è facile che accadano. Allora, io non mi dilungo molto, perché la mia attività sul territorio è molto favorevole. Io sono una combattente e non mi limito semplicemente a fare bla bla, ma faccio i fatti. Per me c'è un unico responsabile di fronte a questa situazione qua, ed è il nostro sindaco, che è Nicola Fiorita, perché sono 2 anni che attendiamo delle risposte concrete, attendiamo delle decisioni concrete che lui ancora non ha preso, e fa solo bla bla, quello che non facciamo noi volontari e neanche associazioni. Quindi non esiste nessuna persona più attenta di noi alla tutela degli animali, e noi chiediamo al sindaco che è arrivato il momento di prendere una decisione concreta. Noi abbiamo la necessità di tutelare i nostri amici e dobbiamo necessariamente avere un rifugio, perché quando accadono queste cose assolutamente noi dobbiamo tutelare i nostri animali. Basta randagismo in una società civile, non esiste il randagismo, anche se in altre città d'Italia certamente ci sono colonie censite, ma 1, 2, 3 gatti, ma noi siamo al disastro, siamo stanchi, non ce la facciamo più, non abbiamo soldi per poter avviare a quelle che sono le necessità dei nostri amici, siamo stanchi, basta. Quindi lui deve smetterla di fare bla bla e di dimostrarci che veramente è dalla parte nostra e noi dalla sua, e da parte dei suoi amici, perché i gatti non sono i nostri, i gatti sono i suoi, per cui deve essere lui il beneficiario della situazione randagismo su Catanzaro. Vi ricordo, riallacciandomi al discorso di Daniela, che il randaggio in strada è sotto la tutela e la protezione del comune, quindi al comune comanda, passami il termine, il sindaco. Nel momento in cui adesso stanno continuando a prendere in giro me, lei, i volontari, le associazioni, i consiglieri stessi che si stanno prodigando, stanno lottando verso questa battaglia, quindi parlo di Stefano Veraldi, che è sempre pronto sul territorio a venire anche alle 3 del pomeriggio a fine estate, quindi questo fa capire quanto ci tiene più un consigliere che un sindaco. E quindi questo signore, molto presto io farò un nuovo format sui social dove ci sarà qualsiasi emergenza, perlomeno nella mia città, perché io, qualcuno sa quello che faccio al carattere nazionale, non sto a perdere tempo col signor Fiorita, ma ogni gatto, ogni cane, ogni cavallo, ogni qualsiasi animale abbia bisogno di aiuti in strada, io lo porterò prontamente nel comune, all'Atrio. E quando loro saranno lì a riunirsi per parlare delle solite cavolate, scemenze che non hanno mai risolto, pensavo che riuscissero a fare qualcosa, ma in realtà non hanno fatto nulla, ma a me interessano gli animali, a me delle strade e degli ospedali non mi interessa, perché non cambierà mai nulla in Calabria. Nel momento in cui ci sarà una problematica seria, quindi un animale, un cagnolino, un gattino che ha bisogno di cure, vi dicendo, io porterò questo animale al comune, e se dovesse essere chiuso solo là mi siedo e aspetto che qualcuno venga a darmi delle citazioni per come fare, perché i soldi sono finiti. Noi non prendiamo i soldi che prendono loro, e io so anche tantissime cose che renderò pubbliche molto presto come un comunicato stampa, perché girando l'Italia parlo anche con i vari comuni di tutta Italia dove prontamente vanno in strada a sterilizzare, ad aiutare e a improntare anche dei gattini, dove appunto queste povere anime, che poi magari farai vedere dopo tu, possono andare a passare la loro vita in tranquillità senza essere soggetti anche ad avvelenamenti da parte di qualche farabutto e delinquente, che noi sicuramente adesso riusciremo a sapere chi è, perché chi fa queste cose è una cosa premeditata, queste cose non si fanno, quindi anche a livello giuridico è molto pericolosa queste cose, perché lasciamo stare il gattino, ma se passa un bambino piccolo col padre e prende quella polpetta, il bambino va a finire al cimitero. Chiusa parentesi. Quindi inviterei ad essere sempre più vicini a questi volontari, a queste associazioni che si mettono in gioco giorno dopo giorno, spesso loro, senza chiedere niente a nessuno, ma molto presto noi porteremo tutti i gatti e tutti i cani al comune di Catanzaro, senza problemi, senza, come diceva lei, chiacchiere.